Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, 11 gennaio 1922, volume 13. Stavo pensando al volere divino, scrive Luisa l'11 gennaio del 1922, e dicevo tra me: tutti i figli della Chiesa sono membra del corpo mistico di cui Gesù è il capo. Quale sarà il posto che occuperanno le anime che hanno la volontà di Dio in questo corpo mistico? Il mio sempre benigno Gesù nel venire mi ha detto: Figlia mia, la Chiesa è il mio corpo mistico di cui io mi glorio di essere il capo. Ma per poter entrare in questo corpo mistico,
Le membra devono crescere a debita statura, altrimenti deformerebbero il mio corpo. Ma ahi, quanti non solo non hanno la dovuta proporzione, ma sono marciosi, piegati, tanto che fanno schifo al mio capo e alle altre membra sane. Ora, le anime che vivono nel divino volere mio, o vivranno in esso, saranno al corpo della mia chiesa come la pelle al corpo. Il corpo ha pelle interna e pelle esterna. E siccome nella pelle c'è la circolazione del sangue che dà vita a tutto il corpo, in virtù di questa circolazione, il corpo ha pelle interna e pelle esterna, e siccome nella pelle c'è la circolazione del sangue che dà vita a tutto il corpo, in virtù di questa circolazione le membra vi giungono a debita statura. Se non fosse per la pelle e per la circolazione del sangue, il corpo umano sarebbe orribile a vedersi e le membra non crescerebbero a debita statura. Ora, vedi come mi sono necessarie queste anime che vivono nel mio volere. Avendole destinate come pelle al corpo della mia chiesa e come circolazione di vita per tutte le membra, saranno esse che daranno la crescenza dovuta alle membra non cresciute, che saneranno le membra piegate e che col continuo vivere nel mio volere restituiranno la freschezza, la bellezza, lo splendore a tutto il corpo mistico, facendolo tutto simile al mio capo, che siederà con tutta maestà su tutte queste membra. Ecco perché non potrà venire la fine dei giorni se non ho queste anime che vivono come sperdute nel mio volere. Esse mi interessano più che tutto. Quale figura farebbe questo corpo mistico nella celeste Gerusalemme senza di esse? E se questo interessa più di tutto a me, deve interessare più di tutto anche a te se mi ami. Ed io d'ora in poi darò a tutti i tuoi atti fatti nel mio volere virtù di circolazione di vita per tutto il corpo mistico della Chiesa. Come circolazione di sangue nel corpo umano, i tuoi atti estesi nell'immensità del mio volere si estenderanno su tutti e copriranno come pelle queste membra, dando loro la debita crescenza. Perciò sii attenta e fedele. Onde dopo, continua Luisa, stavo pregando tutta abbandonata nel volere di Gesù e ho detto: amore mio, tutto nel tuo volere, le mie piccole pene, le mie preghiere, il mio palpito, il mio respiro, tutto ciò che sono e che posso, unito a tutto ciò che sei tu, per dare la debita crescenza alle membra del corpo mistico. Bellissime queste considerazioni che Gesù dona Luisa quando si chiedeva il ruolo e la posizione che le anime che vivono nella divina volontà hanno all'interno del corpo mistico di Cristo che è la Chiesa, no? Noi sappiamo che la Chiesa viene definita per primo da San Paolo il corpo mistico di Cristo e si chiama appunto mistico per distinguerlo dal corpo reale di Gesù, che sono le sue membra fisiche, e dal corpo eucaristico di Gesù, che è appunto quello per mezzo del quale è presente con tutto se stesso nelle sacre specie eucaristiche. Ora, in questo corpo mistico sappiamo che Gesù in persona occupa la posizione del capo, e noi sappiamo tutti che il capo è la parte più importante del nostro corpo perché ha tutte le funzioni di comando, no? Principali, la bocca, il cervello, ecco, gli occhi, si trovano nel capo. Tagliare la testa, ecco,
Ah, una persona significa sicuramente portare alla morte sicura, no? Non è la stessa cosa se uno gli taglia una mano o un piede, perché se uno taglia una mano, un piede, un braccio, una gamba, una persona vive mutilata, vive peggio, ma vive. Quindi l'importante è che il capo sia attaccato al corpo e funzioni bene. Quindi Gesù è il capo di questo mistico corpo. Poi abbiamo la Divina Maria, che la Chiesa definisce giustamente membra assolutamente eccellente del corpo di mistico di Cristo, è del tutto singolare, anche perché ella è tutta divina, quindi è una di noi, quindi è una della razza umana, ma è tutta divina e sappiamo, è l'imperatrice del regno della divina volontà. Ecco, il grande San Bernardo, oggi questa meditazione cade nella memoria liturgica del Santo Nome di Maria, uno dei più grandi cantori della Divina Maria, definì, a mio avviso, assai opportunamente, la Divina Maria il collo della Chiesa, quindi l'anello di congiunzione tra il capo e il corpo, perché ella è molto vicina a Gesù e ha con lei, diciamo, perfettamente solidale per i suoi indicibili privilegi, l'Immacolata Concezione, la maternità divina, la verginità perpetua, l'assunzione, l'integrità, la pienezza di grazia e adesso noi sappiamo anche il dono della divina volontà. E al tempo stesso però, ecco, è distinta perché non è una dea, quindi non può essere, come dire, una parte della testa, perché da essa rimane comunque distinta. Nello Spirito Santo ovviamente si è incarnato in Maria, non è corretta, anzi è eretica dire questa cosa, perché è stata presente lo Spirito Santo in Maria come grazia santificante, certamente in maniera del tutto straordinaria, insomma, no? Ma senza che questo comportasse, come dire, una assunzione, ecco, dell'umanità di Maria che diverrebbe come quella del Verbo inconsistente nello Spirito Santo. Questa è un'eresia che è stata in qualche modo formulata nel corso della storia, ma che dobbiamo stare alla larga, eh? Comunque si occupa questa posizione privilegiata e poi ci sono tutte quante le membra. Bellissime le considerazioni, tra qualche giorno, il 1° ottobre, celebreremo la festa di Santa Teresa di Gesù Bambino, che parla delle anime immerse nella preghiera e nella contemplazione come del cuore della Chiesa, no? Nel cuore della Chiesa io sarò l'amore, perché pregando raggiungerò tutti, no? Darò le ali ai piedi degli evangelizzatori, otterrò ai sofferenti la grazia di saper soffrire, ai coniugi la grazia di essere santi, ai religiosi la grazia di santificarsi, eccetera, eccetera, no? E poi ci sono tutte quante le membra, nella Chiesa ci sono varie funzioni, no? Ecco, tutte importanti, insomma, perché certamente il piede, come dicevo prima, il piede di un corpo. Uno lo può pure tagliare, però senza un piede si campa molto peggio, insomma, no? Quindi il corpo umano è un capolavoro di perfezione uscito dal Fiat Creante, e in cui ogni minimo dettaglio ha la sua ragione di essere, è curato e deve stare al posto che gli è stato assegnato perché ci sia ordine, armonia e perfezione, che sono le caratteristiche di ogni atto del Fiat Supremo. Ecco, ora, dentro questo corpo mistico, Luisa si chiedeva, e le anime che vivono la divina volontà, che cosa sono? Sono il petto, sono le spalle, sono i muscoli del corpo mistico di Cristo. Dice, no, Gesù dice, sono la pelle, impressionante. La pelle interna e interna, noi sappiamo che sotto la pelle scorrono, ecco, i capillari, vengono irrorate, no? Tutte quante le zone anche minime, d'accordo? E se poco poco i capillari, attenzione, e anche le vene scorrono sotto la pelle, no? Quindi noi sappiamo che ci sono le arterie, ecco, e poi ci sono le vene e i capillari, non le arterie scorrono all'interno, insomma, dentro il corpo, ma in superficie ci sono i capillari e le vene. Noi sappiamo benissimo dalla scienza medica che guai, se anche un solo millimetro quadro di tessuto del nostro corpo rimanesse senza irrorazione sanguigna, andrebbe in necrosi istantanea, immediata. E allora è bellissimo questo che dice Gesù.
Le anime che vivono la nella divina volontà sono la pelle interna ed esterna del corpo mistico di Cristo. Poi vedremo perché. E che hanno il compito appunto di portare la linfa vitale, la crescenza, come? Portando il sangue, che è la vita del corpo, ma la vita nostra è la divina volontà, perché tutto da essa dipende e tutto in essa sussiste. Ora, cosa succede? Che purtroppo le membra di questo corpo mistico, ecco, devono crescere tutte. L'immagine del corpo mistico è molto importante perché il nostro corpo noi sappiamo che è in crescita continua, cioè il nostro corpo non è mai perfettamente uguale a se stesso, no? Quindi c'è sempre un, così come anche la nostra vita umana, no? Purtroppo noi abbiamo questo accidente del disfacimento fisico da una certa età in poi, cioè con l'età senile e la vecchiaia, ma questo non è, questo purtroppo è una conseguenza del peccato, questo non è un fattore, diciamo così, intrinseco alla nostra vita umana. Sì, la Divina Maria è certamente con il tempo, chi l'ha vista, assumeva i tratti di una donna sempre più matura. Ecco, ma sempre un po' bambine. Ecco, e anche quei fenomeni, diciamo così, no? Un po' mortificanti dell'invecchiamento, tipo la canizie, tipo le rughe, un certo disfacimento fisico, sfaldamento fisico, la Madonna certamente non l'ha subito. Ecco, quindi è arrivata, all'età, sapete che la Chiesa, la tradizione della Chiesa, non la Chiesa, insomma, la individua intorno ai 70 anni, c'è la famosa corona francescana che ha 70 più 2 Ave Maria, e appunto a ricordare gli anni terreni della presenza della Madonna, e poi è stata assunta in cielo, quindi è andata, come dire, è stato un crescendo assoluto di perfezione, cioè io non mi perdo nell'immaginare che cosa può essere diventata l'anima della Divina Maria che a 14 anni fu salutata come piena di grazia. A 72 anni, dopo tutta una vita trascorsa nella divina volontà, insomma, no? Quindi ecco perché dico sempre: stare a contatto con questa creatura senza paura, ecco, di togliere qualcosa a Gesù è semplicemente non santificante di più, ecco, non beatificante di più, ecco, non divinamente bello di più, ecco, perché è veramente la bellezza stessa, no? Quindi però purtroppo, dice Gesù, le membra di questo corpo, le membra tra l'altro di un corpo devono essere proporzionate, d'accordo? Immaginate un corpo con una mano enorme dentro delle membra, diciamo così, piccoline, no? Sarebbe mostruoso. La proporzione è un'altra dimensione fondamentale di quella che noi chiamiamo la bellezza, no? E della perfezione, che sempre in Dio c'è. E dice che alcuni, dice Gesù, non solo che non abbiano la debita proporzione, quindi già, ma sono marciosi, piagati, tanto che fanno schifo al mio capo e alle membre sane. Cioè, nel corpo mistico di Cristo ci sono delle membra che stanno in cancrena. E questo non deve stupire. Nel corpo mistico di Cristo, attenzione, così come appare sul pianeta Terra. Perché poi in cielo il corpo mistico di Cristo brillerà nella sua perfezione assoluta. Questi documenti della Chiesa e anche dei padri, insomma, Sant'Agostino ha scritto molto su questo, solo per fare un esempio, insomma, c'è la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, spiegano benissimo, no? Questa Chiesa che è già santa e che risplende di santità, la prova della sua santità si manifesta nei santi, ecco che ne sono il segno, ma è anche bisognoso di purificazione perché le membra e si trovano in questo corpo ancora in uno stato appunto di via, di cammino, quindi la proporzione deve essere acquisita, l'unione con il capo deve essere garantita, mentre diciamo che in un corpo umano l'unione è automatica, noi rimaniamo uniti al capo volontariamente, soltanto se rimaniamo in grazia di Dio, altrimenti si perde subito non solo la connessione con la divina volontà, ma si perde proprio lo stato di grazia, insomma, quindi la presenza della grazia santificante, che è la più grande tragedia che può succedere all'anima, no? Ciò non di meno, queste membra rimangono membra del corpo mistico di Cristo, no? Sant'Agostino ha scritto delle cose molto molto belle.
Quindi i cosiddetti cristiani che, ecco, di cristiano hanno insomma ben poco se non la registrazione come battezzati in qualche ufficio parrocchiale di qualche parrocchia, forse anche come cresimati o come sposati in chiesa, magari pro forma e per tradizione, no? E che cosa gli vogliamo fare a queste membra? Queste membra bisogna portarci la linfa vitale. Bisogna sperare che attraverso questi processi di irrorazione continua siano sanate e redente. E che cos'è questa irrorazione? La divina volontà. E gli atti nella divina volontà, che noi sappiamo beneficiano, di essi ne beneficiano non soltanto i diretti interessati, no? Un'anima che vive nella divina volontà è un'anima felice, ma ne beneficiano anche realmente tutti, perché questi atti, appunto perché uniti al divino volere, scorrono e raggiungono non soltanto le membra attuali della Chiesa, ma tutte le membra della Chiesa di ogni età, di ogni tempo, e tutti addirittura i membri della razza umana, da Adamo fino all'ultimo degli uomini. Ecco perché le definisce in questo modo. Se non ci fosse questa pelle, noi immaginiamo un corpo spellato, mostruoso. Ci sono delle rappresentazioni al computer, sono state fatte di queste cose, non lo vado a vedere, insomma, immaginate se uno avesse i muscoli a vista, i vasi sanguigni a vista, insomma, no? Sarebbe un mostro, sarebbe, no? Non ci pensiamo noi a queste cose, pensiamo anche ai visi, no? Togli la pelle a un viso, insomma, rimarrebbero tutti i lati dei muscoli visibili, insomma, il bulbo oculare visibile, insomma, cioè si vedrebbe soltanto il colore degli occhi, insomma, no? Per il resto apparirebbe molto, molto. Non ci sarebbero più i capelli, insomma, perché i capelli crescono sul cuoio capelluto, che è appunto la pelle della testa, insomma, sarebbe un bel problema, sarebbe, no? Ecco, quindi capite che bellissima metafora, no? Quindi Gesù è chiaramente è il verbo di Dio, l'intelligenza divina, quindi usa degli esempi molto, molto appropriati. E quindi il compito di queste membra sarà proprio quello di sanare le membra piegate. E col continuo vivere, attenzione, adesso ci torneremo su questo, nel mio volere restituiranno la freschezza, la bellezza e lo splendore a tutto il corpo mistico. Quindi questo è un punto che deve essere sempre presente alla nostra attenzione e deve essere oggetto chiaramente di fede, di fede. Cioè, io penso sempre che se uno ci crede a queste cose, non può gradualmente non agire di conseguenza. E veramente lasciare perdere tutto, ma non perché tutto non sia buono, non abbia delle cose buone, ma perché, parafrasando un po' le parole del Vangelo, il discorso di Gesù a Marta e Maria, è questa la parte migliore. È la parte che non ci sarà tolta. Voi pensate che ogni atto compiuto nel divin volere, si legge negli scritti. E attenzione, premesso sempre che deve trattarsi di un atto intrinsecamente lecito o buono compiuto nel divino volere. Ecco, perché se uno facesse l'aberrazione di andare a unire al divino volere un atto non buono o illecito, peggio, un peccato, ecco, non solo che commetterebbe una bestemmia, un sacrilegio immenso, ma certamente quell'atto non so che sarebbe giudicato. Nel giudizio sarebbe giudicato 100 volte tanto per la sua estrema gravità soggettiva, no? Però negli scritti si legge, parole di Gesù, che gli atti compiuti nel divin volere non sono soggetti al giudizio particolare, appunto perché sono atti divini, capite? E quindi se uno riuscisse a vivere ininterrottamente nella divina volontà, come dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni, non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. D'accordo? E questo non in senso, come dire, semplicemente sostanziale, no? Perché Gesù fa questa espressione quando parla chiaramente di chi si converte, di chi passa dalla vita di peccato ad una vita di grazia, no? Ma una vita del genere ti porta direttamente dritto in paradiso, non può non essere altro che così. Tutti quelli che hanno paura del purgatorio, delle cose di questo genere,
Vabbè, certamente devono fare penitenza per i peccati che hanno commesso pregressi, insomma, no? Perché quelli comunque bisogna ripararli. Ma se vogliono sottrarre ulteriori atti da questo, quindi rendendoli divini, quindi spogliandosi anche di tutte le altre imperfezioni che ha il nostro agire e che sono imperfezioni intrinseche alla natura decaduta, per cui non sono, come dire, eliminabili semplicemente con le nostre attenzioni e con i nostri sforzi, deve venire nel divino volere. Ma nella certezza, io questo è una cosa che quest'anno ho interiorizzato enormemente, che il bene alla Chiesa, il bene vero alla Chiesa, lo si fa solo così, non con le chiacchiere, non con le belle prediche, non con le belle catechesi, non con le marce, non con le manifestazioni, non con le contestazioni, non con gli articoli destra e sinistra. Io non ci credo più. E mi viene da pensare, no, che potrebbe essere un segno dei tempi da intendere in questo modo, no? Perché la vita nel divin volere, ricordiamo sempre che è vita nascosta, non è appariscente. Cioè, se io sto compiendo, cioè, se io, per esempio, adesso mentre parlo sono unito al divin volere, nessuno lo sa. Se prima di fare la meditazione ho fatto l'atto di fusione con la divina volontà perché non dicessi sciocchezze. Non pensassi anzitutto sciocchezze, perché questa meditazione anzitutto per me, nessuno lo sa. Allora, a me sinceramente fa un po' pensare un fatto che quando accadde mi fece soffrire tanto, perché non lo compresi, che sono le dimissioni di Benedetto XVI, che mi causò tanta tanta sofferenza. Poi nel tempo, aiutato dalla riflessione e anche da tante altre cose, capii che quello che poteva, insomma, sembrare certamente dolorosissimo, insomma, un evento brutto sotto certi aspetti, poteva però essere visto in un altro modo. Cioè, Benedetto sta nella Chiesa vivendo il silenzio, il nascondimento della preghiera. E questo è il senso della scelta che ha fatto, senza rinunciare ad essere, d'accordo, quello che è, semplicemente smettendo di farlo. Bellissimo questo qui, no? Meraviglioso. Cioè, il suo desiderio è che la sua vita di preghiera, di immolazione, giovi al bene della Chiesa e del mondo. In una maniera diversa, ma domanda. E se Benedetto XVI non stesse vivendo nella divina volontà? Immaginiamo, addirittura, quindi una vita di preghiera, addirittura nella divina volontà. Farebbe più bene così alla Chiesa, oppure avrebbe fatto più bene alla Chiesa non dimettendosi a rimanere come stava prima, no? Quindi, capite? Quindi sto facendo questo esempio, ecco, io ovviamente non ho nulla da dire nei confronti di questa vicenda, amo il Papa che ci sta, Francesco, così come chiunque altro si stesse al posto suo, no? Però è una vicenda che anche chi sente, insomma, le mie cose al suo tempo mi turbò, mi fece, come penso un pochino a tutti, insomma, no? Mi fece un pochino sconcertare e soffrire. Ci sono sempre altri punti di vista con cui vedere le cose, ed è importante. Qui dice che queste anime saneranno le membra piegate, restituiranno la freschezza, la bellezza, lo splendore a tutto il corpo mistico, facendolo tutto simile al mio capo, che siederà con tutta maestà su queste membra. Non è un fatto privato la divina volontà, non è come tutta quanta del resto poi la vita, la preghiera cristiana, non è un fatto devozionale, non è un rinchiudersi nel proprio mondo perché uno non è capace a stare nel mondo, allora si rinchiude, si isola, si chiude, si mette a fare gli atti arbitrariamente, no? Luisa l'ha chiusa Nostro Signore in maniera straordinaria, no? Ecco, ma una persona normale continua a vivere. Non cambia nulla la sua vita normale, cambia il modo con cui vive tutto, vivendo nella divina volontà. E Gesù dice: attenzione, la fine del mondo non arriverà se non ho queste anime che vivono come sperdute nel divino volere. Siccome a occhi e croce non ce ne stanno ancora tantissime, quindi quando si sentono i proclami, la fine del mondo arriva, i flagelli, i segni, queste cose qui, state tranquilli che non c'è ancora il regno del divin volere, quindi la fine del mondo non arriva. Tra l'altro non c'è neanche un'altra cosa che è biblicamente profetizzata da San Paolo nei capitoli 9 e 11 della lettera Romani, che è la conversione di massa, quindi l'ingresso del popolo di Israele, popolo dell'antica alleanza, nella nuova alleanza, quindi, e non, come
come fenomeno sporadico di qualche fratello e sorella, insomma, ebreo che riconoscono in Gesù il loro Salvatore, il Messia, il Figlio di Dio, no? Ma un fenomeno di massa, d'accordo? Questo è profezia, e profezia non mente, capite? Quindi siamo sempre sereni e tranquilli, ecco, perché certamente il mondo non sta andando tanto bene su alcune scelte che sta facendo, e certamente il Signore troverà le vie, le forme per cercare di dargli una raddrizzata, ma non si parla di nessuna fine del mondo, almeno per ora. E non credo che sia una cosa da qui a breve, detto proprio fra me e voi. Concludo, ecco, dicendo, attenzione, se questo interessa a me, perché io queste anime mi interessano più di tutto, dico, c'è Gesù, d'accordo? E che si viano di volere è ciò che gli interessa più di tutto. E guardate, state tranquilli, come interessa più di tutto a Gesù? Interessa più di tutti alla Divina Maria. Quindi chi è devoto alla Madonna, chi vive il rosario, chi ha fatto la consacrazione al cuore immacolato, la consacrazione semplice, come servo, la consacrazione dello Tutus come schiavo, deve sapere che se vuole fare felice veramente la Madonna, deve iniziare a vivere nella divina volontà. Perché la vita della Madonna è stata la divina volontà. E basta. Quindi, siccome qui si parla, cioè per vivere la divina volontà ci vuole una, dice Gesù, il continuo vivere nel mio volere. H24. Cioè si deve gradualmente arrivare, certo io dico sempre con calma, senza farsi prendere l'ansia da prestazione o cose di questo genere, però si deve arrivare a che io non faccio più nemmeno un respiro senza essere unito al divin volere. Cioè, è che le mie azioni, il peccato non c'è più, capite? Non è che non c'è più, cioè è chiaro che poi si farà l'esame di coscienza, si vedranno le cadute che continueranno a starci, i piccolissimi peccati semideliberati, le innumerevoli imperfezioni che, insomma, ecco, da un punto di vista oggettivo ci possono stare, ma la divina volontà, come dire, non solo non ha difficoltà ad unirsi a un atto buono ma imperfetto, ma anzi, proprio perché è unito, lo perfeziona e lo abbellisce. Questo si fa già con gli atti compiuti nella Divina Maria, come insegna San Luigi Monfort con il trattato della vera devozione, che è poi è la stessa cosa, insomma, no? Fare un atto nella Divina Maria o fare un atto nella Divina Volontà è la stessa identica cosa. Non c'è nessunissima differenza per quanto mi riguarda. Quindi, se questa è per me la cosa più importante, se tu mi vuoi bene, dice Gesù, fai in modo che questa diventi la cosa più importante pure per te. Ecco, punto. E infatti Gesù continua. Scusate, Luisa conclude con una preghiera che adesso, dopo il silenzio, rifaremo come preghiera nostra. Accettando questo volere di Gesù e facendo la sua ragione di vita, che tale diventi anche per noi. O mia Divina Maria, la tua vita fu la divina volontà e tu ampiamente, tu che sei il collo della Chiesa come persona, sei stata ampiamente con la pelle della Chiesa facendo fluire, ecco, la divina volontà ed ogni grazia su ciascuna delle membra del corpo mistico di Gesù. È il tuo compito, è la tua missione. È la tua funzione di mediatrice universale, ecco, di corredentrice, di avvocata. Ecco, noi in te e in Gesù, con te e con Gesù, possiamo e desideriamo essere qualcosa di simile. Scegliere il modo più bello, più santo, e più edificante, più fedele alla verità, senza nessuna controindicazione, senza nessuna ombra, senza nessuna pioggia, per
non soltanto per accedere alla più grande delle santità, ma anche per fare la massima forma di bene possibile alla nostra tanto amata Chiesa. Ecco, che certamente sappiamo avere delle membra in cancrena, ma che sappiamo mai manca di tornare a splendere della sua luce riflessa, certamente, ma divina. Serviti anche di noi, o Divina Maria, fusi con il Fiat Supremo per rinnovare la Chiesa e per affrettare il trionfo del tuo cuore immacolato in essa e nel mondo. Come proposito di oggi, è evidentissimo, insomma, che l'immagine delle anime della Divina Volontà come pelle interna ed esterna della Chiesa sia molto da meditare e molto da riflettere. Chiudiamo con la preghiera di Luisa. Amore mio, tutto nel tuo volere. Le mie piccole pene, le mie preghiere, il mio palpito, il mio respiro, tutto ciò che sono e posso, unito a tutto ciò che sei tu, per dare la debita crescenza alle membra del corpo mistico. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave.